Buon pomeriggio, buon giovedì, buon 1º aprile. Oggi, infatti, in attesa che il pubblico che era stato allertato della diretta di oggi si popoli, e intanto saluto Romina. Come vedete, oggi sono, ciao Romy, sono completamente super clean. Ciao Paolo, completamente super clean. Perché? Perché oggi siamo in compagnia, come vi dicevo, di una showgirl molto amata, effervescente, si chiama Lisa Fusco. Molti probabilmente la conoscono perché l'avranno vista nelle varie trasmissioni che popolano Mediaset, in particolare Canale 5, e quindi tutto quello che è il mondo inerente Paolo Bonolis. Lisa l'ho conosciuta perché è una cara amica di Francesca Maria Giuliano, con la quale abbiamo avuto il piacere di conoscerci in occasione della Milano Fashion Week l'anno scorso. Da lì lei si è appassionata ai miei prodotti e quindi ha deciso di utilizzarli costantemente. Si trova molto bene, ne ha parlato chiaramente alle sue amiche, quindi Lisa è un'altra delle persone che si è innamorata dei miei prodotti. Allora, in attesa appunto che Lisa si colleghi, nel frattempo, come vi dicevo, io sono completamente struccata e quindi in ogni caso si potrebbe procedere. Ecco Lisa, eccola qua. Si può procedere. Come vedi, oggi sono completamente naturale, Lisa, pronta per mostrare il mondo VOR. Quindi, appena tu mi chiedi la diretta, ti presento, cosa che ho già fatto. E così spieghiamo un po' di prodotti, anche perché questa settimana ti sono arrivati dei prodotti nuovi e cogliamo appunto l'occasione per spiegarli a te e nello stesso tempo le possiamo spiegare alle persone che si sono collegate. Quindi appena tu mi mandi la richiesta di partecipazione, ciao cari, ciao tesoro, io ovviamente sono pronta. Eccoci. Ciao cari, oggi si parla di make-up, cari, e chiaramente si parla di VOR Make-up. Amore! Ehi là, ciao amore mio, Ciao eccola. tesoro! Come stiamo, Madonna, ma quanto sei bella. Amore, grazie alle tue cose. Io ti penso ogni mattina. Ogni mattina quando mi trucco, ti penso sempre. E questa è una Ho cosa che a me, preparato lo tutti i sai, mi fa prodotti. particolarmente felice perché ovviamente quando una persona, come nel mio caso, che è una truccatrice da tanti anni, Ma tu sei decide poi meravigliosa. di creare una Dai, linea di make-up, insegnaci a truccare. Io vai. aspetto tutti i Allora, prodotti che mi hai portato. esattamente. Allora, iniziamo a parlare di lui, no? Che è il top di gamma Eccolo. che tu ami tanto. Ovviamente la tua colorazione è proprio quella più chiara di tutti i prodotti VOR perché è l'extra light beige. Nel mio caso, lo vedi, io sono molto più scura, sono un incarnato brunito e quindi, per quanto mi riguarda, utilizzerò lo stesso fondotinta fluido, però in una versione un pochino più colorata. Allora, come si può utilizzare questo prodotto? Nel tuo caso, Lisa, intanto saluto tantissima gente che si sta collegando. È chiaro che nel tuo caso tu lo fai vedere che lo utilizzi direttamente sulla tua pelle perché tu hai una pelle molto bella e quindi non è una pelle oily, è una pelle normale. Nel mio caso, per esempio, che invece ho una pelle molto grassa, diciamo, proprio una pelle oily, ho necessità di adoperare la mia crema, quella che do per ogni giorno, e tra l'altro ti farò recapitare anche questi prodotti magnifici, Lisa, perché Be Selfie, che non so se conosci, è il brand di skincare con cui io mi trovo benissimo e con cui faccio tutta la mia skin routine ogni giorno. Quindi procedo con innanzitutto applicare della crema sul mio viso. Quindi la prima cosa, donne, da fare prima di utilizzare un fondotinta VOR, ovviamente, è fare una bellissima depersione del viso, così, in questa maniera. Non dimenticate mai il collo. Come dice la nostra Franci, amiche, non dimenticate il collo. Francesca è meravigliosa su questo. E con Francesca infatti saremo insieme domani. Dopodiché, sulla mia bella palettina, perché vedi,
Io chiaramente sono super professionale, ho la mia bella palettina, metto una quantità di fondo e nel mio caso aggiungo della crema perché lo puoi usare puro, ma quando vuoi un effetto BB cream o CC cream puoi miscelare, lo puoi fare anche direttamente sulla mano. È chiaro che io da professionista amo e adoro utilizzare la mia bella palette, ok? Chiaramente cosa succede? Che il prodotto, che è un prodotto fluido, ma ricordiamo sempre con un pigmento molto alto di quasi il 60%, anche nel momento in cui lo miscelo a crema, il prodotto rimane molto molto coprente. E quindi adesso farò metà viso per farvi vedere quello che ama tanto Lisa appena mette questo prodotto. Immediatamente potrete vedere che la pelle si schiarisce notevolmente. Ecco, guardate già che differenza, come qui è molto segnato e qui invece già il prodotto mi ha dato la possibilità di eliminare le mie occhiaie sempre belle presenti. Vi ricordo anche che per chi è pratico, per esempio, anche con le mani, questo prodotto chiaramente è applicabile anche così, eh. Sì, infatti a volte faccio così. Brava. E in più diciamo anche, perché tu sei testimone ormai che lo adoperi spessissimo, che questo prodotto si asciuga con una velocità incredibile, mantenendo la pelle super idratata. Mamma mia, sì, è vero. Poi appunto ha un SPF 50 su tutti i prodotti, è completamente waterproof. Quindi Poi un colore stupendo. ecco, vedi, anche sul mio incarnato, io per esempio ho utilizzato il light warm beige perché la mia pelle con l'extra light risulterebbe troppo troppo chiara, perché comunque parto da una base più scura, Lisa. Sì, è Quindi, vero. dopo aver fatto questa procedura così, effettivamente, se io volessi anche uscire per tutti i giorni già con una base in questa maniera, io già mi sento bene per uscire tutti i giorni. È chiaro che quando lo adopero puro ho un effetto ancora maggiormente coprente e infatti lo vado un pochino ad applicare in una forma pura proprio nella zona delle occhiaie. Quindi farò direttamente così. Lo prendo direttamente un ciccinino e lo vado ad applicare solo qui, Ma è così. bellissima, quindi funziona anche da correttore, come correttore. Bravissima, poi ovviamente Vore Makeup all'interno ha tutti i correttori. Nel tuo ultimo ordine, quello che mi hai fatto, io infatti ti ho mandato lo Special Yellow, E qual è? che è un Questo? correttore, o l'ho mandato a te o l'ho mandato alla Franci, che mi aveva chiesto un correttore. Guarda sotto, qui lì sotto c'è scritto Special Yellow. Sì. Ecco, quello è il correttore. Quello è il correttore. Bello! Quello è il Non lo sapevo. correttore. Allora, Lisa, anche quello, mi raccomando, ne devi usare veramente molto poco perché è super concentrato. Quindi, appena lo metti, il rischio da pure che se ne metti troppo diventi un panda proprio. Ho Perché capito. la pigmentazione VOR è veramente molto, molto, molto elevata. Ma è Bene, stupendo. come vedete, adesso Adesso lo uso. brava, che ho già applicato la mia bellissima base. Mi sta venendo il mal di mare, perché ci vedono in due che facciamo la stessa cosa. Bene, dopo aver fatto questo, io ho l'abitudine, prima di iniziare qualsiasi altra cosa, devi sapere che per me è fondamentale avere le mie sopracciglia ben pettinate. Guarda, da New York, guarda che bella spazzolina, proprio piccina per pettinare al meglio le mie sopracciglia. Quindi, È piccina piccina. guarda, piccola piccola, proprio invisibile, farò così. E adesso, anche per passare alla procedura delle sopracciglia, tu ormai conosci, usi molto bene la Eyebrow, la numero 8 di Vore Makeup, questa Eccola. matita qui. Allora, questa matita qui è al di là che veramente la metti e lì rimane, È perché vero? non è grassa e quindi lì dove la depositi rimane, ma la si può utilizzare o in maniera tradizionale, quindi da asciutta, come sta facendo Lisa, o la si può utilizzare con aiuto di un lighter, quindi proprio di un accendino,
Qualsiasi matita VOR si trasforma in un pigmento, quindi dipendentemente da quello che volete creare, lo potete fare in tutte e due le modalità. Adesso io seguirò come sta facendo Lisa e incomincio proprio con la matita, semplicemente a riempire così. Voilà. Ecco qui. Beh, direi che già l'occhio, anche mettendo semplicemente un po' di mascara, è chiaro che se c'è una sopracciglia ben fatta, è già un'altra cosa. Poi c'è chi le preferisce più sottili, chi le preferisce più squadrate. Anyway, ognuno, dipendentemente dalla forma del viso, potrà decidere. Adesso vi faccio vedere cosa succede invece quando io appunto riscaldo la mia matitina. Ne prelevo direttamente un pochino e nella zona dove ho meno peletti, che ho bisogno che il colore sia un po' più scuro, ecco, vedi? È fantastico comunque, eh? E non va via, cioè questa rimane per lungo tempo. Esatto, e tra l'altro, vedi, io sto continuando adesso a disegnare la seconda. E non sto più prelevando materia Ah, infatti. perché è talmente, anche quando la usi con l'accendino, è talmente ricca che riesci a fare perfettamente tutte e due. Così. Salutiamo tutti, tutti, Paolo Parisi. Certo. Tra l'altro c'è qualcuno, Lisa, e allora Loris chiede, Lisa, cosa, ciao, posso chiederti una domanda che ci tengo davvero tanto a chiedertela? Dipende da te, Lisa. Sì, chiedi, chiedi pure. Puoi chiedere. Puoi chiedere. Chiedimi pure. Allora, mentre Lisa si sistema i suoi capelli, i suoi capelli biondi bellissimi, io proseguo con farvi vedere appunto che le sopracciglia sono state fatte. Ma ciao Andrew! Che bello quando ci chiamano regine, non trovi? È bello. E poi amore, guarda cosa ti faccio vedere, tu non ne usi così tanti, ma di ombretti VOR ci sono tantissime belle palette, c'è quella colorata, c'è invece quella con A tutti i toni neutri. me piacciono questi qui sui marroni. E infatti io oggi, anche io, ho voglia di fare un qualcosa di molto più natural, quindi utilizzo la mia palette dei vari toni di nude. Anche gli ombretti VOR, tu lo sai, si possono utilizzare sia da asciutti che da bagnati in questo caso. Quindi di solito con un'acqua termale, per esempio, io mi trovo molto bene anche con Avène, che alle volte nel periodo estivo ti do anche questo consiglio, Lisa. D'estate, quando senti che la tua pelle ti tira un po', che senti che comunque è particolarmente desiderosa di idratazione, invece che acqua semplicemente solo da bere, è importante bere sia l'acqua dall'interno, ma poi per uso topico invece applicare spesso, spessissimo, vaporizzata, una qualsiasi acqua termale che ci dà anche gli oligoelementi che chiaramente con il sudore nel periodo primavera-estate perdiamo e che vanno chiaramente riportati ad uno stato della normalità. Quindi in questo caso cosa faccio? Vedi, in un vasetto di vetro metto dell'acqua perché la prima parte, proprio la parte che voglio colorare la palpebra mobile, bagno il pennello. Prelevo direttamente un prodotto come il Titan Copper. E lo applico su tutta la palpebra mobile, così. In questa maniera. E ripeto l'operazione dall'altra parte. Tu, Lisa, avrai anche notato che tutti i prodotti VOR, proprio perché sono altamente pigmentati, non fanno fallout. Che cos'è il fallout? È quando tu prendi il prodotto, lo applichi qui e te lo ritrovi qui. È vero. Perché se c'è molto talco, il prodotto non si attacca al pennello, per cui il pigmento si attacca e tutta la polvere va a finire qui e sporca la nostra base. Ho notato che Invece, non accade, non accade, non accade. Bravo. esattamente, vediamo nel frattempo cosa ci hanno scritto.
Oh, Loris fa 18 anni e ti chiede se, se gli puoi mandare un video in privato perché ti ama. Non faccio i video perché altrimenti dovrei fare video per tutti, per tutti gli altri Diglielo, amore, amici no, che non fanno si può, non compleanni. si può, non si può. Perché se poi lo faccio a lui, lo devo fare a tutti i compleanni, gli auguri, Hai capito? Tutti gli auguri. ragione, hai Come faccio ragione. poi? Devo fare di lavoro solo i video che dica auguri, auguri, auguri. Però te li faccio qua. Auguri, Loren, per i tuoi 18 anni. Un bacio da Lisa Fusco e da Valeria Orlando. Tanti auguri, Loris. Anche se in quarantena, veramente tanti auguri, buon compleanno e stai a casa. Allora, abbiamo utilizzato questo colore, Lisa. Adesso io, vedi che la mia forma dell'occhio è un occhio molto grande e ho bisogno di creare un'ombreggiatura proprio in questa parte. Quindi adesso prelevo un po' di questo tono che si chiama Burgundy, un colore molto molto bello, e da asciutto, vedi, lo applico proprio qui, con un pennello che serve proprio a fare questo lavoro, cioè quasi uno smokey, anche se a me serve solo per dare maggior risalto alla cut crease. E incomincio, vedi, a sfumarlo un pochino più verso l'esterno, in questa maniera. Bene. Adesso cambio il pennello e incominciamo invece a fare, sempre con lo stesso colore, un pochino di ombreggiatura in esterno, proprio in questo punto, qui. Ma sei bravissima, comunque. Vabbè, sei una truccatrice. Diciamo, Lisa, che 30 anni le mani ormai vanno, eh. devi truccare anche me, prossimamente. Ah, amore, non vedo l'ora che usciamo dalla quarantena, anche perché approfitto del fatto che sei qui per salutare un mio grandissimo amico napoletano, che chissà se che con magari conosci per fama suo papà. Lui si chiama Improta e suo papà era un famoso pugile napoletano. Non conosco i pugili. Va bene, comunque Giuseppe, che appunto è il figlio e è un gran bel ragazzo, si è trasferito da Milano proprio prima del Covid, si è trasferito di nuovo giù tra Napoli e Caserta, dove sta aprendo un bellissimo showroom, dove a prestissimo, appena finisce questo periodo, troverai tutti i miei prodotti. Quindi, sì, li troverai lì. E ovviamente, infatti, quando io sarò giù per l'inaugurazione di questo Ci showroom, vediamo ovviamente sicuramente. ti devo vedere, ti devo poter truccare, dobbiamo Sì, poter sì, sì. fare tante cose. Ci sarà pure la Franci, invitiamo pure la Franci, ovviamente. È ovvio, Francesca che ci ha fatto conoscere. Esattamente. Ma sono E troppo allora contenta. proseguo adesso, cambiando colore, però vedi. Cerco di sottolineare anche un po' metà occhio, in maniera tale che poi avrò questa sensazione di occhio allungato. Ah, quindi devo sottolineare, devo farlo anch'io. Lo puoi fare quando decidi che vuoi un effetto un pochino più allungato dell'occhio, proprio così. Intanto anch'io saluto un po' di gente. Ciao Eleonora, ciao Stefano, ciao ragazzi. Ecco, brava, così. Brava, lo puoi fare sia con la matita, Lisa, brava, sia chiaramente utilizzando degli ombretti, in questa maniera. Così. Ovviamente poi io ti ho dato un prodotto che io amo tantissimo e che anche tu ormai hai imparato ad utilizzare, che è uno dei tanti Baked Divoor. Anche questo, che è un ombretto cotto, ecco perché si chiama Baked. Ciao Cira! Anche questo è un prodotto fantastico che si può utilizzare. Bravissima, proprio lui, il Crème Caramel numero 3. Si può utilizzare chiaramente come punto luce, anche direttamente con il ditino così vi faccio vedere. Vedete la differenza? Vedete quanto luce genera questo prodotto? Guardate, guardate qui. Meraviglioso. Così,
Che peraltro, alla stessa maniera, se desiderassimo avere anche, sai, soltanto all'inizio, Lisa, un punto luce, tu lo puoi mettere anche qui, proprio all'inizio. Altrimenti dove si mette oltre qua il punto luce? Oppure ti faccio vedere, prendi un pennello di quelli da blush e prima di andare a creare con il blush, tu hai l'almond, Sì. prima di andare a mettere il blush almond, andiamo a mettere proprio, bravissima, in questa zona del cheekbone, qui la parte alta, andiamo a mettere il cream caramel in questa maniera. Ne preleviamo un po', brava, e vedi che luce fa? Sicuramente state notando che fa tantissima luce. Così. Dopodiché, ovviamente, Che bello. oltre al blush singolo, io ho la mia palette con tutti i blush. E per esempio, al posto dell'almond, io vado a mettere un po' di coral. Bravissima, tu hai l'almond. Io metto un pochino di coral così, lo posiziono qui, poi lo posiziono anche un po' qui perché visto io ho la fronte molto ampia e quindi a me piace anche fare un po' di contouring, oltre che la C qui, anche qui, quindi parto da qua, in questa maniera, lo piazzo anche qui. Così. E poi io ho sempre l'abitudine di sigillare con il pennello da fondotinta perché a me piace proprio. Se fa... Bello. Vedi, se fai così con quel minimo di fondo che avevi prima, è come se, sai quando le nostre nonne ci davano due pizzicotti? Poco trucco, però la sensazione è di stare bene. Ecco qui, come al solito c'è sempre qualcuno che nelle dirette non ha niente da fare e che prova chiaramente a parlare male. Noi ricordiamo sempre che questi atti sono punibili e che peraltro avere certi atteggiamenti non è carino perché nessuno è, diciamo, obbligato a stare in questa diretta e quindi Sì, sono... io lo cancello subito. Amore, guarda, questa 1920, lo leggi? Ancora no, aspetta, perché qua non si vede niente, aspetta. Allora, care 1920, io ti consiglio veramente di provare a capire che cosa nel mondo sta succedendo in questo momento. E invece di parlare male della gente, ti consiglio di cambiare il tuo atteggiamento. Così, è un consiglio. Prova a pensarci. Sto cercando perché stanno un sacco di Guarda, è comunque quasi alla fine. Se tu desalutanti. scrolli fino alla fine, i due commenti prima, degli ultimi due, dove invece c'è tanta gente che chiaramente ti scrive, ti vuole bene e quant'altro, c'è qualcuno che soffre come al solito di un po' di invidia. Ma come mi fa? Intanto mi stai scrivendo, intanto mi stai seguendo. Grandissima puttana, grandissima troia, tu, tua mamma, tua sorella e tutta schifezza razza tua. E adesso ti vado a bloccare. Amore, eccoti, ti blocco subito. Uno, Vi avevo detto due. che Lisa non le manda a dire, ecco perché è una mia amica, non le mandiamo a dire. Ma poi mi fanno ridere. Mi fanno ridere. A parte faccio Poi... prima lo screenshot perché devo denunciare. Un Ah sì, attimo. guarda, io vi ho sentito anche l'altro giorno con la Franci che c'era qualcuno che veramente... Grazie 1920. Grazie perché adesso godrò come un riccio quando darò il tuo nome al mio avvocato. Comunque io adesso la blocco, Brava. cancello il messaggio e la blocco così non mi vedrà mai più e farò così con chiunque. Intanto invece voglio invece salutare Rosa Malvone, Brava, mentre io applico il mascara, tu saluta. poi Carmine Nu, ciao Lisa,
Andrews. Lisa, troppo vanitosa, ti amo. Andrew, viva Troyas. Vabbè, che nome, chi state? Francesco, 12-2004. Franci, Francesco, ciao. Ciao Ma... Francesco e grazie per seguirci. Poi... Paolino Esposito, sei un grande, veramente, grazie, grazie, grazie. Paolino Esposito, ti mando un bacio, sì. No, non penso a nessuno, Ciao Paolino Paola. Esposito. Paolino Esposito, sì, non ti preoccupare, tesoro, ma no, io non me la prendo, assolutamente non me la prendo. Godo come un riccio. No, non me la prendo, assolutamente. Grazie, Paolino No, mi Esposito. piacerebbe anche la persona che dice questi trucchi fanno schifo, non comprateli, ma li hai provati? Ti voglio bene. Meno. Allora, posso dirti una cosa? Allora, io usavo la Kiko Ok. e guai ad abbandonare questa marca. Invece, da quando ho scoperto i tuoi prodotti, prima di tutto la pelle è sana. Io ho la pelle sempre idratata, ragazzi. Cioè, io ho la pelle sempre idratata. Comunque, per tutte le persone amiche che vogliono comprare questi prodotti, io, grazie all'amicizia con Valeria Orlando, vi dico che se voi andate a vedere su Vormakeup.com, esatto. www.workmakeup.com, potete scegliere tutti i prodotti, questo fondo qui, che questo è il magico, io lo chiamo la pozione magica. Ci sarà il 20% di sconto se scrivete bambole 50, tutto grande, 50 al numero, quindi bambole 50, tutto Esattamente, in maiuscolo. ricordatevi quindi che andando sul sito, dopo aver effettuato il vostro ordine, prima di pagare sul carrello, dovete inserire nell'apposita finestrella che si aprirà Questo il codice codice. sconto che è valido fino al 15 di aprile e vi darà diritto ad un 20% di sconto sul vostro ordine. Su tutto l'ordine. Grazie appunto all'amicizia tra Lisa, me e Francesca. Quindi questo è uno sconto che Per spero tutte le mie possa. amiche che mi seguono, per tutti i miei amici. Allora, io ti dico solo una cosa, il prodotto l'ho provato sulla mia pelle già da un mese e mezzo, 2 mesi che me li hai spediti. Quindi io li sto continuando ad usare e adesso se voglio dividere, non vorrei neanche dirlo perché poi devo dire, dare il mio segreto di bellezza, capito? Perché tutto qui, è tutto qui, ragazze. Tra l'altro, vedi, ci Vabbè, sono delle. usatele pure voi, voglio dividerlo con voi. Voglio dividere il mio segreto con voi. Così tutti i vostri mariti, i vostri fidanzati vi vedranno sempre più perfette e più belle. E mi raccomando, Allora. fai ad avere questa pelle. Allora, anche alle persone che appunto pensano e sono convinti che al di là di quello che stiamo dicendo, che tu stia sponsorizzando un prodotto, allora vi assicuro che io non sto assolutissimamente dando a Lisa dei prodotti per farmi da influencer. È nata un'amicizia e ne sono felice. Le influencer fanno un altro lavoro, né Lisa né Francesca sono due persone che perdono tempo a fare le Io sono influencer. un'artista, canto, ballo, recito, ho fatto tanti spettacoli, tanti reality, non sono per niente un influencer, io sono artista, influencer, facite fare l'influencer. Io sono un'artista, non sono una ragazza che metto a fare le sponsorizzazioni così. Le facciamo perché noi abbiamo avuto l'amicizia con te e mi sembra anche doveroso da parte nostra poter, diciamo, essere, come dire, riconoscenti di questa nostra amicizia che Che va non aperta è e che va appunto oltre. di solito, forse proprio perché, sai, questi valori, Lisa, ormai sono così rari e la gente è abituata invece al fatto che esistano, e per carità ci sono le truffe, il fatto che uno sponsorizza un prodotto anche se non gli Ma io piace. comunque ci metto la faccia, il nome e sto qua. E infatti Angelo di Gossip News Italia, che è un giornalista molto molto forte sul web, mi conosce bene e sa che io tutte le volte che lui mi chiede di sponsorizzare un qualcosa, né io né lui sponsorizziamo nulla se prima non lo proviamo su di noi. A parte che non lo faccio perché molte volte
sono anche cose che non mi interessano. Però siccome è nato così questo prodotto, che lo ripeto, è un semplicissimo fondotinta, che però è un fondotinta magico, io non lo voglio neanche dire, però se queste persone che sono all'ascolto vogliono approfittare, ho diviso il mio segreto di bellezza con voi. Benissimo, e io a questo punto, come visto, ho già messo il mascara, ho Sì. completato questo trucco degli occhi Ha messo e il mascara, il questo. mascara, esatto, che io ho già messo, vedi, io ho già messo un pochino di mascara. Allora, Paola, che è stata una delle mie ex studenti, mi scrive: uso VOR dal 2016 sia per lavoro in quanto sono una makeup artist, sia per me stessa e non ho mai avuto problemi anche con persone con problematiche. Grazie Paola del tuo commento, dell'averlo detto, anche perché mi viene da aggiungere una cosa. Per le persone invece che già usano il mio prodotto o che comunque volessero usare il mio prodotto, vi ricordo che dall'inizio di quest'anno VOR ha avuto una certificazione molto importante, perché avendo levato da tutta la linea sia i siliconi che i parabeni, e in particolare dal fondotinta che ha stretto contatto con la pelle, è un prodotto ormai consigliato anche dai medici durante chemio e radioterapia. Quindi tutte le donne poverine che in questo momento sono aggravate da una malattia appunto violenta, fortissima come il cancro, possono continuare a truccarsi senza problemi, perché i prodotti For Makeup hanno un test esclusivo che è permesso utilizzarli anche durante quel periodo. Infatti, VOR, non so se lo sapevi, grazie, grazie, non so se lo sai, ma Maria Grazia Cucinotta, che è una cara amica anche lei ed è madrina di Race for the Cure, ha scelto VOR Makeup come prodotto in abbinamento a questa bellissima manifestazione. E quindi quando io con il mio team andiamo a truccare le donne nei padiglioni rosa, che sono appunto le donne colpite da queste gravi malattie, mi fa veramente felice poter rendere felici donne che in questo momento non potrebbero truccarsi. Quindi questo è un argomento in più. Paola è l'unico che mi ha quasi terminato, Venza Blu Neutralizer 1. Bene, allora approfittate in questo momento, al di là che le mie truccatrici hanno una scontistica particolare. Ricordo infatti a tutti i truccatori che dal sito VOR Makeup, attivando tramite le info che richiediamo il materiale che ci necessita, attivando la VOR Pro Card, solo per i professionisti ovviamente, avete il 30% di sconto. Quindi mandateci una richiesta direttamente dal sito, noi ve l'attiviamo e poi potrete chiaramente avere un coupon personalizzato valido per tutto l'anno che vi permette appunto di ricevere i prodotti con un 30% di sconto. E quindi stavo dicendo, adesso devo completare le mie labbra. Tu, per esempio, hai una splendida matita rossa che è la numero 4 di VOR. Io in Sì. questo caso, avendo fatto un nude, preferisco utilizzare invece la 5, che è di un bel tono rosato. Wow, ho fatto un guaio io. Ma perché stanno le scritte avanti. Allora, Romina Guardiano, moi, Sì, dice che è il una delle mie prodotto. truccate, una delle ragazze che utilizza la linea VOR. Dice che lei l'ha usato, i prodotti sono validissimi, comprateli, provateli, così vedrete che chi sta scrivendo il contrario, ma questi che stanno scrivendo il contrario non hanno una foto profilo, Ma hanno sì, un ma nome va. inventato, non, hanno un segui, quindi che vuol dire? Che sono dei fake, Esattamente. stanno qui perché si nascondono e devono rompere il cazzo alle altre persone. Allora, ho fatto il mio contornino, adesso vedi, la sciolgo. Faccio un po' di ponfetti. Ed ecco qua il mio rossetto. Bel, sembrano proprio le labbra cioè il color carne che hai usato, vero? Belle, color carne. Invece io uso questi. E io ho usato solo la matita perché poi in realtà ci potrei mettere di sopra un rossetto, ci potrei mettere un lucido e ci potrei mettere chiaramente anch'io uno degli ultimi lip lacquer
per esempio, avendo utilizzato questa tonalità un po' più rosata, invece di utilizzare quello rosso che hai tu, io per esempio posso accenderlo un po', È un vero. pochino, così. Giova blog, adesso ti blocco. Stai scrivendo stronzate, che vendi termosifoni, deve prendere la benzina, ma tu stai proprio fuori da capo, no? Io è scema, il tuo profilo mi non li voglio, quindi verrai bloccato. Ecco, adesso passiamo alle misure forti come ha fatto Putin. Anche da noi avrebbero dovuto, sin dall'inizio, per evitare le persone che non sono rimaste nella loro quarantena, avremmo dovuto fare come Putin. Hai visto come ha fatto Putin? O state a casa o andate a finire in carcere. Due sono Mamma mia. Senti, le comunque io usavo i prodotti della Kiko. Sono anche ottimi, però questi tuoi sono di gran lunga superiori. Allora, devo dirti Perché che prima di tutto questi qui della Kiko hanno, diciamo, queste cose, cioè faccio il lambretto, c'era tutta la polverina che cascava. Poi credimi, trovo grande difficoltà a trovare i fondi. Io avevo usavo Criolan, che tu lo sai che cos'è. La Criolan è grazie, Massimo. un prodotto proprio che uno fa teatro ed è un super coprente. Io ho tanti anni usato Criolan, ho buttato Criolan per te, per questo tuo prodotto. E hai fatto benissimo, perché devo dirti che tra i truccatori, per esempio, un prodotto come Kiko è quasi, quindi non voglio parlare male di un altro prodotto, parliamo semplicemente di quelle che sono le percentuali di pigmento. È un prodotto che viaggia chiaramente su una dimensione completamente diversa, con un costo diverso, perché è chiaro che le materie prime che utilizzo io non potrei mai vendere un ombretto come fa la Kiko a 4-5 euro, ma questo neanche con una produzione di chissà quanti pezzi, proprio perché quello che è contenuto all'interno di ogni mio ombretto, di ogni mio singolo prodotto, è molto in percentuale diverso da quello che può essere un prodotto invece un po' più commerciale, come per me lo è un prodotto come In Kiko, poche ovviamente. parole, tu usi materiali più puri rispetto a quelli che usano non Kiko, ma tutti gli altri. Grazie Quindi tanto. il tuo costo, quindi, è un po' più alto, perché comunque ci sono materiali che rispettano la pelle, le ciglia, gli occhi, quindi non è che ne stiamo danneggiando, che non è che tra qualche anno cadremo a pezzi. Assolutamente, anzi, dico sempre che in fattore di pulizione, di smog, anche se ormai per il momento di quarantena hai visto che È tutto abbassato. I cieli di tutto il mondo sono quasi puliti, va bene. Ma detto questo, siccome ritorneremo invece alla vita normale, nella vita normale avere un buon fondotinta che protegge dalla polluzione esterna è sicuramente da consigliare, da preferire piuttosto che uscire senza nessun tipo di protezione sul viso. Grazie, che sto meglio con i capelli sciolti, lo so, ma siccome c'era il tutorial, dovevo fare vedere chiaramente il prima e il dopo. E nel frattempo volevo anche ringraziare il centro medico Macia, che scrive chiaramente di me delle cose molto carine. Ti ringrazio. Così come Massimo Masini, che è appunto la persona che è stato ospite con me ieri in trasmissione, un fotografo con cui lavoro da molti anni, che conosce sia il mio valore sui set, sia l'amore che ci metto nel fare le cose. Quindi per me le persone appunto che mi seguono, che mi conoscono, sanno già il lavoro che faccio. Le altre possono sempre decidere di fidarsi di quello che stiamo dicendo noi o di quello che scrivono i fake, che si uniscono chiaramente alle dirette, soprattutto dove c'è un personaggio come te che ha numerosissimi follower e che quindi ovviamente determina anche molta invidia, cattiveria, haters e altro che ovviamente si cibano di questo, no? Sui nostri profili. Sì, però si cibano fino a un certo punto, perché poi io adesso li vado a bloccare, quindi loro si cibano momentaneamente.
Ecco qua, ritorno in diretta perché la diretta è caduta. Ci sono anche molti problemi di connessione in questo periodo e quindi può succedere che la diretta va giù. Eccola qua. Paola, sei di nuovo in linea. Vediamo se riusciamo a recuperare anche Lisa per gli ultimi 10 minuti più o meno di diretta. Vediamo, nel frattempo saluto Mariam. Se c'è qualcuno invece, visto che la puntata oggi, così come mi era stata chiesta, era una puntata, ciao Alessia, dove parlare di make-up? Ovviamente oggi in compagnia di Lisa, che è un'appassionata di make-up e che utilizza da diverso tempo, come avrete sentito nella diretta precedente, i miei prodotti. Abbiamo scelto di stare insieme e di farvi vedere sul mio viso i vari passaggi. Allora, in questo momento non riesco a recuperare più appunto Lisa e quindi posso, ciao Grazia, posso intanto, ciao Gaia, se c'è qualcuno possiamo intanto continuare a parlare dei prodotti for make-up. Quindi ricapitolando, ciao Grazia, ciao Marilena, ciao a tutti ragazzi. Allora, vi dicevo, io ho inserito, ecco Lisa, eccola qua, eccola che ritorna. È caduta la linea. Ah, ok, ho capito. Senti, allora niente, io nel frattempo voglio darti una bellissima notizia. Vai. Ho avuto un attimo per andare a bloccare 1906 o 26, ma non mi ricordo, Quello l'ho che già è, quello bloccato. che l'è. Lo Sì, e tra poco vado a bloccare gli altri. farò anch'io. Fallo, fallo, perché sennò questi ogni tanto devono sempre rompere. Comunque sono dei ragazzi idioti, li ho visti. Ho visto il profilo. Che tristezza però questi ragazzi, mamma mia, che No, tristezza. la cosa poi sai che mi rammarica di più è che in un momento del genere dove ognuno di noi sta cercando di Brava, Mettere da perciò dico che parte tristezza. tutto quello che sta accadendo da 5 settimane in avanti. Ci sta mettendo tutta la buona volontà, tentando chiaramente ognuno nella propria categoria di trovare uno spazio dove parlare di lavoro, dove poter chiaramente recuperare, se così si può dire, una parte di mondo professionale che ormai è andato perso. E in più, oltre a tutti i problemi che ci sono attualmente, dove ognuno sta cercando di dare come input agli altri che dovremmo remare nella stessa direzione, dovremmo essere tutti italiani, che pensiamo a quanto questo periodo danneggerà tutti quanti. Io ripeto, quello che continuo a pensare, lo so, grazie, ma purtroppo la maleducazione è qualcosa che non si può curare. Soprattutto se alla maleducazione si aggiunge quello che è odio, cattiveria. Ma che cosa vi hanno fatto? Ma quando eravate piccoli nel latte vi hanno infilato l'arsenio, il cianuro? Ditecelo, no? Perché Te lo dico giusto per io, te capire lo dico perché. io, a merda, Ecco. tengono una merda in testa, Perché poveri purtroppo. genitori, mamma mia, avere un figlio del genere che va a scrivere cattiverie sui profili delle persone, ma che vincono, che si vince, che si Nulla, vince? nulla, a me sembra nulla, anzi ti vorrei dire che la mia mattinata è iniziata proprio perché era il 1° di aprile e oggi per le partite IVA c'era la prima giornata in cui poter andare a chiedere il famoso sussidio di 600 euro, neanche avessero dovuto cacciare chissà cosa e darla agli italiani. Tu sai che già il sito dell'INPS è completamente fottuto, cioè non funziona nulla. Dopo 5 ore mi sono arresa e ho detto, vabbè, sarà per la prossima volta. Quindi già non bastano i problemi che abbiamo, dobbiamo anche stare alle persone idiote. E invece no. Vabbè, quindi che cosa te ne è sembrato quindi di questo make-up? Ti è piaciuto questo tutorial di oggi? Sì, Semplice? sì, semplice e bello. La prossima volta ne facciamo un altro, magari sempre insieme, però più o meno con il trucco che uso io su di te.
Dai, Bolognese. volentieri, ci sto. Allora, alla prossima. Tu domani stai con Francesca? Domani siamo con la Franci, domani siamo in collegamento con la Franci, dove anche a lei ho bisogno di spiegare qualcosina sull'ultimo ordine dei prodotti inviato. E così vediamo un attimino domani di dare qualche altro consiglio alle nostre amiche che da casa ci chiedono ovviamente come poter in generale vedersi meglio anche nel periodo di quarantena. Quindi quello che stiamo facendo è proprio per questo. Ciao Dario, benvenuto. È bello il colore delle labbra. Allora, ragazzi, io vi do appuntamento a breve alle 19 con Francesca, che facciamo una diretta io e lei insieme. E niente, vi aspettiamo con Valeria. Invece, domani sei con Francesca. Esatto, e poi prossimamente avremo modo comunque di fare di nuovo qualcosa insieme, giusto, Lisa? Lisa nel frattempo si è bloccata di nuovo perché vuol dire che la connessione in questo momento non va molto bene. Eccoti, no, stavo dicendo, ci rivedremo sicuramente perché io adesso la prossima settimana pieno di appuntamenti che chiaramente non riguardano solo il make-up, perché sai bene che da questo spazio cerco di dare un po' di visibilità e di parlare anche del lavoro degli altri, che è il motivo appunto di fare queste dirette. Quindi uniamo make-up, bellezza, parliamo di fotografia. E peraltro sai che venerdì, Lisa, ci sarà una puntata con un osteopata che è anche una grande appassionata di mise en place, e con lei parleremo di come deve essere la tovaglia, quindi come organizzare il tavolo per la Pasqua, pensando anche alla salute. Lei ci parlerà dell'argento, che è molto importante in questo periodo, molto, molto, molto. Quindi se venerdì alle 18 hai voglia, collegati perché si parla di magnifici servizi. Quindi come addobbare la nostra tavola per Pasqua, visto che la vivremo in quarantena, Mamma mia. con, esatto, qualche indicazione anche su come utilizzare posate, bicchieri d'argento, ma proprio l'argento in sé per sé e quanto bene fa a ognuno di noi in questo momento. Ok, beh, seguirò la diretta. Noi ci salutiamo. Lisa, Era io un ti po' complicata ringrazio, visto che per... era caduta la linea, già la nostra ora di diretta. Io la salverò in maniera tale che gli amici, le persone che vogliono rivederla, la possono rivedere con i vari passaggi. Ti ringrazio per il tempo passato Ma insieme. quella di prima l'ha salvata, quella è andata persa. No, 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 la salvo, salvo sia questa che quella e poi le unisco e le metto insieme. Ah, ok. E allora volevo dare ancora un consiglio a tutte le amiche e a tutti gli amici. Se volete comprare questi prodotti che uso, che solo perché, diciamo, ve lo sto dicendo io, Valeria, vi fa uno sconto del 20% su tutti i prodotti fino al 15 aprile. Come si fa ad ottenere ciò? Basta andare sul sito www. .vormakeup.com. Scegliere i prodotti e poi prima di Prima di pagare, procedere al pagamento sul carrello, inserire il codice bambole, bambola scritto tutto in 50. maiuscolo, 50 a numero, che vi permetterà fino al 15 di aprile di godere di questa scontistica riservata e applicata proprio dalle mie bambole 50, che Io sono appunto la Lisa e la Franci. vi consiglio questo fondotinta che oggi diciamo è il migliore sul mercato, perché lo posso dire io che ho una pelle molto delicata e questo prodotto a me non mi fa screpolare la pelle, non me la secca. Io ho sempre una pelle non lucida ma ben idratata. E sono soddisfatta perché il trucco mantiene dalla mattina fino al giorno dopo, a meno che non ti vai proprio a struccare, non si toglie. Perché non si toglie? Perché semplicemente rimane lì fermo il pigmento intenso, lo possiamo diluire con l'acqua e diventa anche un trucco più leggero per chi non ama Sì, essere troppo diciamo che al posto idratata. del fondotinta diventa qualcosa come un BB cream, un CC cream, perché chiaramente su età diverse, su pelli diverse, non possiamo immaginare che il fondotinta abbia una resa uguale per ognuno di noi.
E poi si toglie semplicemente con l'acqua. È vero, Valeria? Allora, con l'acqua ci vuole un'acqua micellare, chiaramente un'acqua apposita per eliminare il trucco, però a differenza di altri prodotti che rimangono veramente molto sulla pelle, bisogna utilizzare anche dei waterproof o comunque dei prodotti un pochino più aggressivi, semplicemente con un'acqua micellare e poi con un pochino di tonico la vostra pelle sarà fresca, pulita, pronta per la notte e l'indomani dopo saremo di nuovo pronte per il nostro nuovo make-up. E poi aggiungo la La cipria. cipria, certo, che è una cipria che si chiama Extra Talc, proprio perché è una polvere finissima, completamente trasparente. E questa mo con il caldo ci servirà molto, no? Perché questa cipria appunto attenua un po' il lucido che si può fare nella zona T. Esattamente, esattamente, Lisa. Meno male, eh? So dire qualche cosa. Lisa, Esatto. io ti ringrazio Ti saluto e ti tantissimo. ringrazio sempre per questi prodotti che mi regali e che semplicemente non sponsorizzo, però lo sponsorizzo con volentieri perché tra le amiche dirò sempre quali sono i segreti di bellezza. E vabbè, le amiche che stanno seguendo ora lo sanno. Chi è intelligente approfitta oppure ciao, perché fate Esattamente. pure. Esattamente. Come dico io, il mondo è tanto grande e ognuno è libero di andare dove vuole. Amo la Infatti. libertà. Give love first, libertà. Ciao allora, un bacio a te e a tutti quanti. Grazie, Grazie a tutti i Lisa. ragazzi che sono qui e che ci hanno seguito. Esattamente. Grazie a tutte le persone che hanno avuto il piacere di rimanere un'oretta con noi. Vi ricordiamo di stare a casa, mi raccomando, good vibes, spirito buono, superiamo quest'ultimo periodo e cerchiamo di rimetterci in riga nel raddrizzare la nostra bella Italia. Un abbraccione a tutti, ciao! Ciao Valeria, Ciao grazie. Lisa!